voce per il programma delle Floralì. Si apre con La Pastora Fedele, uno dei più celebri canti della tradizione popolare piemontese valdostana, che ci catapulta nel lontano XIII secolo, presso le ville saluzzesi confinanti con il delfinato francese. Protagonista è la bella pastora, talmente fedele al suo uomo da rifiutare le profferte di tre bei francesi di passaggio, che cercano di abbordarla offrendole un mantello per proteggerla dal freddo e dalla febbre che la tormenta e le sale in volto. Nulla scompone la giovane, che dice ballerà solo al suono della viola del suo bel pastore, il quale di fronte a tale dichiarazione non può che farsi vedere e comparire come suo strumento per dare un saggio della sua bravura, mentre ballano la pastora e i tre francesi, che almeno in parte hanno ottenuto ciò che speravano. Nell'armonizzazione di Elena Camoletto, La Pastora Fedele. Verità,
non resta a noi ex pastorelle che sospirare facendo eco ai versi del magnifico Lorenzo, quante bella giovinezza che si fugge tuttavia. Nell'armonizzazione di Amédée Pignet, la Bergère des Arabies.
sembra fermo sul freddo piovoso e sembra riflettere la scarsa serenità del clima sociale, non esiste una chiusura migliore di un classico musicale che ha fatto sognare grandi e piccini come colonna sonora del Mago di Oz nei lontani anni 40, quando lo spettro della guerra faceva crescere il desiderio di giorni migliori. Le sue romantiche melodie, infatti, portano una ventata di speranza, garantendo che sopra l'arcobaleno c'è un luogo dove i guai si sciolgono come gocce di limone e i cieli sono sempre blu. Ma per ritrovare questa luce che instilla gioia, bisogna alzare gli occhi dalle proprie piccole scarpe e sollevarli verso gli immensi cieli che stanno sopra le teste di tutti. E quindi con l'augurio di ritrovarci presto, con gli occhi pieni del colore dell'arcobaleno, vi lasciamo con Over the Rainbow nell'armonizzazione di Robinson. Thank you.